Ed occupiamo e continuiamo ad occuparci dell'invasione russa in Ucraina, laddove la situazione resta molto drammatica, soprattutto a Mariupol, a sud del paese, laddove è fallita l'evacuazione della cittadinanza. Una settimana questa che potrebbe essere quella decisiva per la campagna militare russa. Ma cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, qual è lo status quo della situazione, e lo facciamo con un ospite che vedo già in collegamento. Il buongiorno a Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l'Università di Perugia, nonché direttore della rivista GeoTrade. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, grazie del collegamento. La situazione dell'invasione russa in Ucraina resta molto drammatica, continua a peggiorare, i bombardamenti si intensificano e le vittime civili continuano a crescere. Secondo lei siamo giunti nella settimana quella definitiva dell'escalation russa, ma secondo lei quanto può ancora resistere l'esercito ma anche la popolazione ucraina? Ma non credo che sia una settimana, noi ce l'auguriamo, ma non credo che sia una settimana decisiva per chiudere questa terribile guerra. Purtroppo le armi dentro il paese sono tante, le forze che si sono scatenate sono tantissime e comunque gli ucraini hanno una capacità notevole di resistere e combattere per mesi, hanno una determinazione molto forte, non solo in coloro che parlano ucraino o che si riconoscono nello Stato ucraino, ma anche la componente russa o russofona del paese in buona parte si è schierata contro l'invasione da parte di Mosca, per cui la guerra rischia di essere ancora lunga e purtroppo anche i civili di pagare un prezzo molto alto. E questo ci dispiace davvero molto, professore. Intanto quella che è la reazione anche da parte dell'Occidente, insomma la linea strategica dell'Occidente persegue in quella che è la diplomazia ma anche quelle che sono le sanzioni. Secondo lei è la strada giusta da perseguire? Ma in una guerra di questo tipo, diciamo, potremmo quasi dire che come fai sbagli, perché una guerra di aggressione che ha come obiettivo smembrare uno Stato vicino in Europa e trasformarlo in una provincia o in uno Stato cuscinetto è qualcosa che non immaginavamo fosse più possibile nell'Europa del 2022. Quindi purtroppo è considerato anche il paradosso nucleare, dove non possiamo ovviamente entrare in guerra con la Russia, è chiaro che è estremamente difficile scegliere. L'Occidente ha scelto di dare un supporto politico-diplomatico, ma che in questo momento lascia quasi il tempo che trova, ha deciso di fornire in piccola parte, ma direi significativa, armi e anche informazioni di intelligence al governo ucraino, e poi ha deciso di applicare sanzioni, cioè colpire in maniera molto pesante l'economia russa, che oggettivamente tra 2 o 3 mesi riuscirà ad avere, otterrà dei danni economici pazzeschi. Quindi è in questa finestra molto breve, tra qualche settimana e qualche mese, che probabilmente si giocheranno le carte del conflitto prima che si arriverà, speriamo, ad un tavolo di trattativa. In attesa di questa tempistica c'è Zelensky, però, professore, che chiede una no-fly zone. Ci aiuta a capire in cosa consisterebbe, ma soprattutto perché viene anche letto come un vero e proprio atto di guerra? Allora, adesso diciamo due cose. Da un punto di vista giuridico non è un atto di guerra, quindi qui i russi un pochino fanno il loro lavoro per i loro interessi, cioè non può essere il paese che ha aggredito l'Ucraina a sostenere che se il governo di Kiev invita forze aeree occidentali a proteggere lo spazio aereo sulla base di un diritto alla difesa, alla legittima difesa, questo non equivale a dichiarare guerra alla Russia. Quindi diciamo da un punto di vista giuridico non è così. Però da un punto di vista strategico e militare sappiamo bene che questo di fatto potrebbe portare ad una guerra con la Russia. Perché? Che cos'è la no-fly zone? È sostanzialmente un divieto a forze di altri paesi di sorvolare uno spazio aereo, il che vuol dire che se i russi entrano con elicotteri o aerei
nello spazio ucraino, dove già hanno i soldati a terra, devono essere abbattuti dai nostri aerei che dovremo dispiegare in Ucraina. Quindi non sarebbe la no-fly zone l'atto di guerra, sarebbe l'abbattimento necessario delle forze aeree russe, che a quel punto farebbe scatenare un conflitto. E quindi fa bene la NATO ad aver escluso, perlomeno per adesso, questa opzione. Senti, a questo punto, ecco, su questa linea, lei prima, professore, ha detto che sicuramente ci vorrà ancora un po' di tempo affinché ci si sieda al tavolo per maturare delle trattative, però noi ogni giorno conosciamo quelle che possono essere dei piani strategici diversi da Putin, anche perché presumibilmente non ci aspettavamo, Putin probabilmente non si aspettava una resistenza così forte da parte dell'Ucraina. Allora, secondo lei, qual è la strategia di Putin in questo preciso momento del conflitto, e da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista territoriale? Ma intanto diciamo che la strategia è un gioco un po' complicato, perché nessuno ha una strategia molto chiara, soprattutto quando si entra in guerra. C'è una strategia di massima, ma poi ci sono tanti modi di raggiungere questi obiettivi, e comunque la guerra scatena forze impensabili e mette in ballo dei meccanismi che non potevano essere previsti, per cui è molto, molto del gioco dipende da come ci si atteggiano gli altri attori. Quindi se io mi difendo, non mi difendo, chi corre in aiuto agli ucraini, chi non corre in aiuto. Ecco, chiaramente se noi lasciassimo gli ucraini a se stessi, senza dargli armi, senza dargli supporto diplomatico, senza colpire economicamente la Russia, l'obiettivo di Mosca probabilmente sarebbe il conquistare interamente l'Ucraina nell'arco di poche settimane. Nel momento in cui invece gli ucraini resistono e l'Occidente in parte li aiuta, la Russia è costretta a rivedere i suoi obiettivi. Quindi è un gioco di reazione tra le varie parti che in questo modo sono dentro il conflitto o sono fuori ma interessati al conflitto. Quindi diciamo che sicuramente con questa guerra Putin raggiungerà la separazione della Russia dall'Occidente e dall'Europa, sia economicamente che geopoliticamente. E probabilmente è un posizionamento verso l'Asia del paese. Un nuovo posizionamento che ci fa ridisegnare anche quelli che sono i nostri confini geopolitici, no? Globali e mondiali. E da questo punto di vista, però, geopolitico, come ricordava lei, professore, sembra che questa guerra abbia spinto verso l'Europa molti paesi vicini geograficamente alla Russia. Ma sì, stanno avvenendo delle cose che non so quanto i russi avevano preso in considerazione, ma sicuramente sono paesi che erano neutrali, che adesso hanno paura dell'aggressività della Russia. Ma quello più enorme, i cambiamenti più enormi li abbiamo visti in Germania, perché una Germania che era tradizionalmente la miglior amica della Russia, il miglior partner commerciale anche di acquisto del gas, ricordiamo Nord Stream 2 che è già stato completato ma è stato bloccato. Vedere la Germania che manda migliaia e migliaia di sistemi d'arma anticarro o antiaereo agli ucraini, cambiando la loro politica, la Germania non aveva mai esportato armi in paesi in guerra, e che avvia un piano di riarmo della Germania enorme, vuol dire che a Berlino si incomincia a temere che quella che una volta era la Germania divisa dall'invasione russa può nuovamente tornare una realtà del futuro. Quindi nel timore di questo pensano che è opportuno dissuadere con le armi la Russia dal proseguire la destabilizzazione dell'Europa orientale. Un ottico, uno scenario che naturalmente, professore, noi scongiuriamo, ma secondo lei in questa nuova ottica, no, di superpotenze mondiali che lei poc'anzi menzionava e faceva e palesava, sarà effettivamente la Cina a definire, ad essere l'ago della bilancia per porre fine a questo conflitto? Esatto, lei ha fatto la domanda chiave, quella che tutti ci stiamo ponendo da qualche settimana ormai. Quale sarà il ruolo della Cina? Perché chiaramente la Russia, nello scatenare questa guerra in questo modo, ha avuto non voglio dire una luce verde, ma comunque ha avuto un'intesa anche informale o indiretta con Pechino. Però sappiamo anche che i cinesi hanno altri interessi ben più ampi di quelli russi. È una guerra che può tornare comoda alla Cina,
se va dentro certi binari, ma se esce da alcuni binari no. Per cui io vedo una Cina che darà un supporto esterno e indiretto alla Russia, probabilmente nel campo delle sanzioni, però Putin la deve vincere la guerra sul terreno. Se la guerra gli va male, se lui si impantana, se diventa un altro Afghanistan, io credo che i cinesi lo molleranno, lo lasceranno nei suoi guai e si sganceranno da questo supporto informale. È difficile fare patti con i cinesi. Però adesso resta ancora tutto molto criptico, insomma i messaggi di Putin non sono veramente chiari. Tra l'altro in queste settimane di tensione si è molto dibattuto anche sulla necessità di analizzare quelle che dovrebbero essere, quelle che potrebbero essere le mosse della NATO e se comunque l'aggressione di Putin non sia da collocare in uno scenario, in un contesto più ampio di altre, di uno scontro di altre influenze. Qual è la sua opinione anche in merito su questo aspetto? No, io mi sembra chiaro che la guerra che si è verificata è una guerra che ha una chiara decisione politica presa lucidamente, non voglio dire da Putin, da un'elite molto ristretta, da un circolo molto ristretto decisore russo, ed è una guerra di aggressione, di invasione di carattere imperiale. Che poi ci siano stati negli anni precedenti tensioni sulla NATO, ma su altre politiche dell'Occidente, come l'esportazione della democrazia, la guerra in Libia, le guerre in Medio Oriente, l'Afghanistan, è chiaro, però posso dire che nessuna di queste guerre o di queste politiche occidentali, anche quando erano percepite ostili da parte di Mosca, avrebbero giustificato questo tipo di guerra e questa invasione. Diciamo, tutti questi problemi Mosca li poteva gestire in maniera diversa, politica o diplomatica, con l'Occidente. L'Occidente ha ascoltato poco la Russia, questo bisogna dirlo, non è però questa la causa che ha fatto scatenare la guerra, per cui la guerra è stata fatta. Questa guerra è stata preparata da tempo, probabilmente già dal 2014, e le motivazioni sono più profonde che queste tensioni e incomprensioni. Esatto, e anche la modalità, no, di approccio ad una guerra che sembra essere lenta e soffocante e costante. Sì, è chiaramente una guerra territoriale dove il bottino è purtroppo come avveniva, è una guerra degli anni 30, cioè una guerra del Novecento, dove si punta a conquistare chilometri quadrati, popolazione, porti, risorse. Credo che la NATO c'entri ben poco in questo, anche perché diciamo che dal 2008 ormai la questione dell'allargamento della NATO era una partita chiusa, nessuno avrebbe mai allargato la NATO oltre i confini che aveva già raggiunto, ma probabilmente a Putin non stanno bene quei confini che già la NATO aveva raggiunto. Esatto, erano confini che appunto prevedevano una precarietà, no, di equilibri geopolitici, ne abbiamo parlato prima, professore. Tra l'altro gli effetti della guerra e anche le sanzioni che l'Occidente appunto ha inviato alla Russia, agli oligarchi, si fanno sentire anche in Europa con il gas, con il rincaro appunto del gas, ma anche l'aumento del petrolio. E adesso c'è anche un'altra problematica, ovvero quella relativa al grano. Quale sarà adesso lo scenario che riguarderà anche l'Europa? Allora, per fortuna dalle sanzioni sono state escluse petrolio e gas per il momento, credo che sia stata una scelta saggia, questo però dipende da come la Russia proseguirà la guerra. Se loro proseguono imperterriti nel loro conflitto con questo livello di distruzione, io temo che purtroppo si arriverà anche prima sul petrolio e poi sul gas, e quindi questo porterà ovviamente un'esplosione dei costi dell'energia per noi, che sono costi già alti per altri motivi che abbiamo già visto durante il Covid come problema generale dell'economia globale. Il grano è un'altra questione importantissima. Potrebbe esplodere la quotazione del grano da un giorno all'altro? Sta già crescendo tantissimo, sta esplodendo, abbiamo visto anche che sappiamo che Russia e Ucraina sono due grandi produttori, sappiamo che i porti del Mar Nero che adesso sono bloccati erano quelli da cui il grano veniva esportato, vediamo che ci sono paesi che stanno riprendendo a piantare il grano, paesi che lo importavano, adesso stanno rimettendo le coltivazioni perché si preparano in un futuro dove bisognerà essere un po' più autarchici, la stessa cosa che si fa un po' anche con il gas, no, che si cerca nel Mediterraneo, nell'Adriatico, si sta iniziando a farla anche con questi prodotti alimentari. Bisogna temere anche per la stabilità del Mediterraneo, perché ci sono paesi come l'Egitto, paesi del Nord Africa, dove quando aumenta il prezzo del grano non è come quando aumenta da noi che costa un po' di più la pasta e rinunciamo a un'altra cosa. Lì hai sommosse sociali notevoli, paesi come l'Egitto possono saltare su un aumento del prezzo del grano. Insomma, si potrebbe giungere a una vera e propria esplosione anche di livello sociale.
Sì, in particolare in molti paesi del Mediterraneo, ma chiaramente anche da noi, anche certo. Noi abbiamo le nostre sacche di persone in povertà o in difficoltà che ovviamente non reggono tutti questi aumenti, quindi la guerra va fermata, qui dobbiamo concentrarci sulla strategia migliore, che io la vedo in un equilibrio tra il neutralismo che è insostenibile e il fare la guerra alla Russia che ovviamente è insostenibile. Bisogna trovare la difficile linea mediana su questo punto. Speriamo che davvero questa linea mediana possa trovarsi in breve tempo, perché come diceva lei professore la guerra va assolutamente fermata. Intanto è stato piacere disquisire con lei, interloquire con lei. Ringraziamo il professor Paolo Quercia, docente di studi strategici presso l'Università di Perugia e direttore della rivista GeoTrade. Grazie davvero professore, a presto. Grazie a voi, a presto. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con noi, con Mattina Live.